Affrontare un titolo come Nioh è un'esperienza di quelle che lasciano il segno. Il titolo di Team Ninja incanta e atterrisce già al primo sguardo, grazie a un fascino maligno che c'era la promessa di dolori inenarrabili. Mancano poco più di 3 settimane al lancio dell'ultima fatica dello studio giapponese e noi di Every Eye abbiamo potuto provare in anteprima una build molto vicina a quella finale. Il gioco non solo ci è sembrato in ottima forma, ma soprattutto ha saputo convincerci, ancora una volta, di avere tutto il potenziale per affermarsi come nuovo paradigma del filone Souls-like. Siamo nel settembre del 1600 e nei panni del corazzatissimo William muoviamo i primi passi nel sottobosco nebbioso alla base del Monte Ibuki, situato nella provincia di Omi, una delle numerose location in cui si ambienta Nioh. La potenza della direzione artistica di Hayashi e colleghi si fa allora subito evidente e lambisce i nostri sensi con un mix di fascinazione e terrore. Esperienza e buonsenso ci spingono ad affrontare ogni svolta, ogni bivio, con cautela e giusto timore, alla ricerca di tesori nascosti, trappole micidiali e nemici in agguato. Dopo aver liquidato un primo drappello di soldati umani, utilizziamo una tomba insanguinata per evocare un re di vivo, l'incarnazione ostile di un giocatore precedentemente deceduto. Accanto ai feroci duelli con i re di vivi, non mancano classiche battaglie contro i demoni yokai. L'alto livello di sfida ci impone di ponderare ogni assalto, adattando le offensive al ritmo dei diversi pattern d'attacco dei nemici. Avversari che, tra l'altro, sembrano animati da un'intelligenza artificiale piuttosto agguerrita, in grado di punire mortalmente ogni nostro errore di valutazione. Di fondamentale importanza anche la scelta della stance utilizzata per gli attacchi, 3 posizioni di guardia caratterizzate da un diverso rapporto potenza-velocità e da moveset radicalmente differenti. Non è la difficoltà in sé l'obiettivo del disegno ludico di Team Ninja, quanto piuttosto la profonda soddisfazione che il superamento di una sfida impegnativa garantisce al giocatore. La difficoltà di Nioh, seppur brutalmente punitiva, non viene mai percepita come forzata e di conseguenza frustrante. Raramente, tra l'altro, si ha l'impressione che il gioco obblighi l'utente ad affrontare tutte le sfide disposte sui vari percorsi di un livello, visto che buona parte degli yokai più potenti possono essere evitati, oppure astutamente aggirati per eseguire un poderoso backstab. Una circostanza che sottolinea l'ottimo lavoro svolto dal team di sviluppo sul fronte del level design. L'area del Monte Ibuki offriva infatti una moltitudine di percorsi e strade nascoste che permettevano di fronteggiare le minacce da posizioni di favore, o di evitarle del tutto, percorrendo ripidi sentieri montani, templi sospesi nel vuoto e grotte oscure. Sarà possibile anche eliminare gli avversari dalla distanza. Il sistema di puntamento libero di Nioh permette di mirare rapidamente e con accuratezza, con risultati assolutamente letali quando a finire nel mirino sono le teste dei nemici più deboli. La varietà dell'armamentario a disposizione di William, la differenza tra i moveset delle diverse stance e la ricchezza del sistema di progressione di Nioh contribuisce del resto a dare vita a uno dei migliori combat system degli ultimi anni, perfettamente in grado di rivaleggiare con i titoli Souls. La profondità del sistema di combattimento viene magnificata durante gli immancabili e terrificanti scontri con i vari boss del gioco. Sulla cima del Monte Ibuki si annida il celebre samurai Ishida Mitsunari, opportunamente potenziato dall'intervento delle arti demoniache. La versione yokai di Mitsunari si rivela un osso duro fin da subito. La combinazione di potenti attacchi a distanza e rapidi assalti in corpo a corpo danno prova della terribile forza del nemico e rendono decisamente complessa la lettura dei suoi pattern offensivi e difensivi. Ogni volta che torniamo a posare le mani su Nioh, la nostra fiducia nel potenziale del titolo ne esce rinfrancata. La demo testata in anteprima ha confermato tutte le sensazioni positive emerse nel corso dei precedenti hands-on. Il titolo di Team Ninja vanta una direzione artistica ispiratissima, in grado di avvolgere il giocatore in atmosfere suggestive e inquietanti. Il vero punto di forza del titolo rimane comunque il suo gameplay, fluido, intenso ed emozionante, sostenuto da colonne portanti solidissime. Un combat system tra i migliori mai visti nel genere e un sistema di progressione profondo e appagante. A ciò si aggiunge, inoltre, la presenza di un Season Pass e di un aggiornamento gratuito che introdurrà l'agognata componente player vs player, le cui caratteristiche sono però ancora avvolte nel mistero. L'8 febbraio è però ormai dietro l'angolo. Il richiamo di Nioh è forte e spaventoso e noi non vediamo l'ora di posare gli artigli sulla versione completa.